Atti abilitativi, tabella A, decreto legislativo numero 222 del 2016, cosiddetta SCIA 2, alla luce delle circolari ministeriali in materia di safety e security. Benvenuti di nuovo. Questo webinar fa parte del percorso di approfondimento e divulgazione sull'attuazione della riforma in materia di semplificazione amministrativa della Regione Emilia-Romagna. Io sono Paola Pirani del Formez e vi tratterrò solo pochi minuti. Il tempo per poter appunto parlare di questo e per contestualizzare questo evento online che ha avuto tantissime adesioni, grazie a tutti, e passerò poi la parola alla dottoressa Miranda Corradi, che potete vedere nella webcam, alla quale do il benvenuto, Miranda Corradi, che è capo servizio interventi economici del Comune di Mirandola, alla quale appunto, come ho detto prima, a breve passerò la parola. Allora, a questo webinar, solamente per avere appunto un'idea dei numeri, siamo quasi sulle 500 adesioni. Spero che tutti riusciate a sentire la mia voce, ma vedo dalla chat che ci sono i saluti e dunque immagino che la mia voce vi arrivi comunque forte e chiara. Se ci sono problemi vi chiedo di segnalarli comunque in chat. Allora, mentre siamo già in 145 in aula, diamo il tempo agli altri colleghi di poter appunto entrare in questo evento online. Cerchiamo di inquadrare un po' questo percorso che, come dicevo prima, fa parte di un percorso di approfondimento e divulgazione sull'attuazione della riforma in materia di semplificazione amministrativa che è coordinato dal Gabinetto della Presidenza di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna in collaborazione con il Formez PA nell'ambito del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, un progetto che è stato affidato al Formez dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ambito di questo progetto si sono già svolti diversi webinar e diversi seminari. Per avere un'idea di tutti gli eventi che riguardano questo progetto, potete collegarvi alla pagina eventipa.formez.it progetto-formez-dettaglio-ms/17455. In questa pagina, che io qui ho preso solamente uno screenshot, possiamo vedere tutti i diversi eventi che hanno caratterizzato dall'inizio di febbraio dell'anno scorso in questi giorni. Sempre nell'ambito del progetto supporto all'operatività della materia di semplificazione, ecco, questi sono i dati che possiamo vedere appunto dal febbraio 2016 ad oggi. Il numero dei partecipanti ai seminari sono stati circa 1.866, i dati sono aggiornati al 25 novembre del 2017. Per quanto riguarda la partecipazione ai webinar, siamo sui 2.560 partecipanti. Potete vedere anche la suddivisione nelle diverse regioni. Questi abbiamo fatto una suddivisione anche studiando il numero dei partecipanti a seconda anche della provenienza della regione, suddividendo in re regioni, così come vuole il progetto, sviluppate le regioni in transizione e le regioni si stanno ancora sviluppando. Anche di qui abbiamo studiato poi gli enti di appartenenza dei partecipanti. Infatti potete vedere che per ogni regione è stata messa in evidenza se provengono da comuni, province, da altri enti pubblici oppure appunto da tutti gli enti pubblici che hanno fatto parte del progetto. Inoltre, sempre nell'ambito del supporto all'operatività in materia di semplificazione è nata la comunità Rete Italia Semplice. L'indirizzo internet http://rete.italiasemplice.gov.it. Questo progetto, questa rete è dedicata a tutti coloro, a tutto il personale delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini, dei tecnici, tutti coloro che hanno interesse nell'ambito della semplificazione. E questa rete permette di condividere le esperienze e di mettere a comune tutte le diverse appunto, soluzioni che si sono adottate per portare avanti la riforma in materia di semplificazione. Per accedere a questa rete basta cliccare su Accedi con le
con le credenziali di FP Out. E una volta che si accede, si entra direttamente nell'area di lavoro Rete Italia Semplice, mentre per accedere alle altre reti di lavoro che sono attive come SUAP, conferenze dei servizi oppure modulistica standardizzata e semplificata, occorre cliccare su Partecipa. La Rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA nell'ambito sempre del progetto PON Governance, Progetti Delivery Unit e supporto all'operatività in materia della riforma. Qui potete trovare tantissimi servizi come guide, FAQ, documentazione o anche chiedere all'Helpdesk di prendere un appuntamento con gli esperti per risolvere alcune problematiche. Inoltre potete sempre trovare la sezione in cui vi si ricordano gli appuntamenti successivi sia per i webinar che per i seminari. Andiamo all'incontro di oggi. Spettacoli e trattenimenti pubblici. Il percorso, come abbiamo detto prima, è rivolto a funzionari regionali degli enti locali, ordini professionali, associazioni di impresa, camere di commercio, agenzie regionali, uffici territoriali ed enti statali. Sono stati, e questo parte da questo percorso iniziato lo scorso 28 giugno con le misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla legge 124 del 2015 e dei provvedimenti attuativi. Ci sono stati altri tre webinar, il primo il 30 ottobre, poi il 23 novembre e infine il 4 dicembre. Ma ce ne sarà anche un altro, il prossimo 5 aprile alle 10:30. Nei prossimi giorni attiveremo la pagina di Eventi PA nella quale potete iscriverci, sempre sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, procedure ed atti abilitativi alla luce delle circolari ministeriali in materia di safety e security. Vi iscriverete sempre, come avete fatto per questo webinar, nella pagina dedicata e nei prossimi giorni vi manderemo comunque comunicazione. Stringo perché la dottoressa Miranda Corradi ha tantissime informazioni da condividere con noi e andiamo a parlare del webinar di oggi. Di oggi parleremo in particolare della voce 78 per il pubblico spettacolo contemporaneo con capienza inferiore alle 200 persone, alla voce 79 per il pubblico spettacolo temporaneo con capienza superiore alle 200 persone, la voce 80 per locali di pubblico spettacolo e spettacoli di strutture e impianti all'aperto destinato ad altre attività, le manifestazioni temporanee organizzate in locali di pubblico spettacolo da associazioni o enti senza fine di lucro, l'inapplicabilità della voce 77 per effetto dell'emanazione delle circolari in materia di safety e security nelle pubbliche manifestazioni, spettacoli nei pubblici esercizi, casi di esclusione della disciplina del TULS previsti dalla legge regionale 14 del 2003 e dalle circolari ministeriali. Allora, a breve passerò la parola alla dottoressa Miranda. Nel frattempo, come già state facendo, potete scrivermi in chat per qualsiasi cosa, soprattutto per le domande, perché nell'ultima mezz'ora, 20 minuti, porterò tutte le domande che sono scritte nella chat, le riporterò alla dottoressa Corradi e lei avrà questo tempo per potervi rispondere. Ricordo infine che troverete la registrazione, le slide utilizzate nella pagina Eventi PA dedicata a questo evento e ricordo solo una notizia amministrativa che per ricevere l'attestato dovete sempre collegarvi alla pagina di Eventi PA e l'attestato di iscrizione verrà dato solamente a coloro che hanno fruito almeno del 20% di tutto il tempo del webinar. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, lasciare la parola alla dottoressa Corradi e ci sentiamo. Io sono sempre qui in chat con voi. A presto! Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, bentrovati. Oggi parliamo della parte procedurale, come avete visto nel programma, di quello che è la normativa del pubblico spettacolo e intrattenimento, sia temporaneo che permanente. Mentre nel prossimo webinar il comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna approfondirà la parte proprio della safety, in particolare per tutto quello che oggi si deve tener conto quando si parla di spettacoli e trattenimenti, quindi le relative autorizzazioni. Spettacoli e trattenimenti pubblici. Non possiamo non partire, non tener conto della normativa del TULPS. Che cosa prevede il TULPS per poter autorizzare spettacoli e trattenimenti? Io ho messo per primo
la verifica delle condizioni di sicurezza del luogo in cui lo spettacolo si svolge. Questa verifica, che è prevista dall'articolo 80 e che noi andiamo a sancire attraverso un'autorizzazione ricognitiva, è fondamentale. Poi il TULPS prevede il rilascio di un'autorizzazione o di una SCIA, quando lo spettacolo prevede la presenza di meno di 200 persone e quando comunque lo spettacolo si conclude entro le 24, oppure autorizzazione negli altri casi ai sensi dell'articolo 68 del TULPS. Ma tutta la criticità oggi dell'applicazione di questa normativa è relativa proprio alla verifica delle condizioni di sicurezza del luogo e quindi quando dobbiamo rilasciare l'autorizzazione dell'articolo 80 e in presenza di quali elementi. L'articolo 80 lo verifichiamo attraverso soprattutto, solo, ma soprattutto questi due decreti ministeriali del 1996. Il decreto del 19 agosto, che è la regola tecnica di prevenzione incendi per i luoghi di pubblico spettacolo, e quello del 18 marzo per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. Dobbiamo ricordarci che per quello che riguarda i locali di pubblico spettacolo permanenti, quindi dai palazzetti dello sport in campo sportivo, alle discoteche, ai teatri, ai cinema e alle sale polivalenti che possiamo avere nelle nostre città, si applica anche il DPR 151 del 2011, che prevede l'esclusione dalle procedure antincendio per i locali con superiore a 100 persone e con superficie di pianta al chiuso inferiore a 200 metri. Quando superiamo le 100 persone e i 200 metri quadri, anche uno soltanto di questi due elementi, fino a 200 persone occorre presentare una SCIA al SUAP e poi dopo la visita tecnica potrà essere chiesto al comando una copia del verbale di questa visita, oppure oltre le 200 persone abbiamo una SCIA al SUAP che è la via al comando dei Vigili del Fuoco, che prevede il rilascio di un documento che adesso io qui ho sintetizzato con la sigla del certificato prevenzione incendi, non si chiama più così, però di fatto prevede il rilascio di un atto conclusivo di questo procedimento. Ricordiamoci che l'articolo 71 del TULPS prevede che tutte le licenze del 68 e del 69 e le SCIA, quando queste sostituiscono queste licenze, siano valide solo solamente per il locale o il luogo indicato sulla licenza stessa e per il tempo che è stato previsto. Per questo, quando abbiamo manifestazioni temporanee, è bene suggerire a chi ci presenta le domande o le SCIA di indicare anche quelle che sono le giornate in cui lo spettacolo può essere recuperato, nel caso questo si svolga all'aperto, in caso di maltempo. L'attuazione delle verifiche previste dall'articolo 80 è stata posta in capo dall'articolo 141 del regolamento del TULPS alle commissioni di vigilanza, commissioni che sono comunali o provinciali a seconda determinati parametri fissati dall'articolo 141. Quello che io volevo ricordarvi in momento è che questa circolare del Ministero dell'Interno del 2014 ricorda che il parere della Commissione è obbligatorio, ma non è vincolante. Però già nel 2014 il Ministero diceva che trattandosi di una valutazione di discrezionalità tecnica sarebbe opportuno ritenerlo vincolante per l'amministrazione che lo acquisisce. Così come un'altra precisazione molto importante in questa circolare è il fatto che questa materia, almeno in quel momento, ma anche oggi per questa parte, ha natura gestionale e quindi non può rientrare tra gli atti di direzione e controllo riservati al vertice politico dell'ente, cioè al sindaco. Il sindaco oggi di fatto riacquista un ruolo molto importante sul fronte della safety, della security, quindi dell'assicurarsi che questi provvedimenti vengano attuati. Ma per quello che riguarda il rilascio materiale delle licenze, questo rimane di natura gestionale a carico dei funzionari dell'ufficio.
Andiamo a vedere però l'articolo 141 del regolamento del TULPS con le ultime modifiche attuate dal decreto 222 del 2016 e quindi per questa parte che ho barrato in vigore soltanto dall'11 dicembre 2016, che cosa prevede per manifestazioni che si svolgono in locali o impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone. In questo caso, il regolamento del TULPS dal 2001 per la parte delle verifiche e degli accertamenti e dal 2016 anche per l'esame del progetto ha semplificato l'iter, ha previsto che non sia la commissione di vigilanza ad esaminare il progetto e la documentazione relativa a questo tipo di manifestazioni, ma che questo venga sostituito da una relazione tecnica di un professionista che poi l'articolo va a indicare iscritto all'albo di varie forme professionali e poi i contenuti di questa relazione tecnica che deve attestare la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dai decreti del Ministero dell'Interno, e quindi questa del 19 agosto del 96 principalmente, ma anche quella del 18 marzo e anche altre in materia. E questa è stata una semplificazione molto importante perché fino all'11 dicembre 2016 almeno l'esame progetto era ancora in capo alle commissioni di vigilanza e oggi abbiamo visto che dovendo attuare tutte le procedure di safety and security, sicuramente dover esaminare per forza in commissione anche tutte le manifestazioni sotto le 200 persone avrebbe comportato un lavoro, veramente enorme, tale anche da poter bloccare queste commissioni. Questo non vuol dire, poi lo vedremo, che le commissioni non vengano rese edotte anche delle manifestazioni che si svolgono al di sotto delle 200 persone. Quindi, per il rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento di un pubblico spettacolo in un luogo o in locale con capienza fino a 200 persone, occorre che un tecnico abilitato presenti il progetto della manifestazione e presenti, una volta in stato quello che deve essere installato sia per la realizzazione di un locale in forma permanente che per una manifestazione temporanea, presenti una relazione asseverata che attesta la conferma di quello che si è realizzato col progetto che era stato presentato. Mentre il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di un pubblico spettacolo o anche per il funzionamento di un luogo, di un locale di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone, ricordiamoci che per l'articolo 80 si parla sempre di capienza, quindi della capacità di quel locale, di quel luogo, di contenere persone contemporaneamente. Ecco, in questo caso occorre che la commissione di vigilanza esamini il progetto e poi esamini tutte le attestazioni e le asseverazioni relative alle installazioni che vengono effettuate in quel locale e poi deve esprimere il parere favorevole sul progetto e naturalmente deve attestare che tutti gli allestimenti siano stati effettuati correttamente. Dicevamo il decreto legislativo 222 del 2016, il cosiddetto decreto Scia 2. Questo decreto è stato veramente una cosa molto importante per il nostro ordinamento perché al di là delle azioni che ha effettuato nell'articolato, per la prima volta c'è stata la volontà di andare a dare coerenza in modo univoco per tutta l'Italia ai procedimenti amministrativi che sono oggetto dell'attività del SUAP e che richiedono quindi degli atti o dei titoli abilitativi per l'esercizio di determinate attività. Questo per parlarvi solo della prima sezione della tabella A, tralasciando tutto quello che la tabella A ha voluto dire come semplificazione per l'edilizia e per l'ambiente. Veramente un lavoro lodevole, naturalmente quando si fanno atti di questa portata, qualche piccola imprecisione, qualche errore, qualche aspetto da limare, da correggere ci può essere, ma comunque è stato un lavoro veramente meraviglioso dal mio punto di vista, perché finalmente sia chi deve seguire il procedimento, il SUAP, sia la Polizia Municipale che deve controllare gli atti,
oggi non solo, ma comunque anche la presenza degli atti necessari per l'esercizio dell'attività, e sia il cittadino che deve aprire o comunque esercitare una determinata attività, attraverso la tabella A riesce a conoscere quali sono i procedimenti, le normative, gli atti di cui ha bisogno. Ed è veramente un lavoro lodevole il fatto che per la normativa statale oggi sia uguale dalla Lombardia alla Sicilia, fatto salvo naturalmente le materie su cui queste regioni, le regioni a statuto speciale, hanno adottato apposite normative regionali. Nel caso della tabella A, le voci che ci interessano per lo spettacolo sono le voci 78 e 79, che delineano le procedure necessarie per lo svolgimento di spettacoli all'aperto. La tabella divide proprio gli spettacoli all'aperto da quelli che si svolgono in locali al chiuso. In particolare, dicevo, la 78 sotto le 200 persone, la voce 79 sopra le 200 persone. Alla voce 80 vedremo le attività di spettacolo che si svolgono in locali aperti al pubblico, in strutture destinate ad altre attività. Alla voce 81 e alla voce 82 invece abbiamo lo spettacolo viaggiato, poi sopra rispettivamente le 200 persone. Uno degli aspetti più rilevanti, proprio perché la tabella A entra così tanto nella parte del procedimento amministrativo, è dove la tabella A non richiama tutte le norme vigenti, attua un effetto di semplificazione normativa oppure no? E su questo abbiamo purtroppo due pareri diversi. Uno è il parere del Consiglio di Stato del 4 agosto 2016 sulla bozza del decreto, che questo parere al punto 9.3 sostiene che dove la tabella A è intervenuta a individuare e a definire i procedimenti, ha attuato un'innovazione, una semplificazione superando le normative esistenti nel settore interessati dalla riforma. Un parere molto interessante e sicuramente molto innovativo. Per quello che riguarda però le materie che trattiamo oggi, il Ministero dell'Interno ha espresso un parere diverso in data 23 marzo 2017 con questa nota, e il Ministero sostiene, facendo comunque al documento di analisi tecnico preliminare al decreto, che dove il decreto voleva semplificare lo ha fatto nell'articolato, e quindi le diciture della tabella dove non riportano dei riferimenti normativi lo hanno fatto perché c'è stato un errore, ma con questo la normativa non si intende di fatto abrogata dalla tabella stessa. Spero di essermi spiegata in questo senso. Perché vi dico questo? Perché lo vedremo, in alcune voci della tabella non vengono riportati gli articoli 68 e 69 del TUPS. In particolare l'articolo 69 la tabella lo riporta soltanto per lo spettacolo viaggiante. Ebbene, dell'Interno ritiene che comunque la licenza prevista dagli articoli 68 e 69 del TULPS sia ancora necessaria, che questi articoli siano sempre e tuttora vigenti. Nel contesto della sicurezza integrata che oggi viviamo dopo l'approvazione del cosiddetto decreto sicurezza, personalmente ritengo che sia opportuno, dovendo effettuare una gestione di queste manifestazioni, di questi locali, insieme alle altre forze che dipendono dal Ministero dell'Interno, ritengo opportuno, finché la modulistica o la giurisprudenza non avrà fatto chiarezza su questo aspetto, di seguire la linea del Ministero dell'Interno, proprio perché tutti i soggetti che si occupano di questa materia seguano lo stesso tipo di interpretazione. Quindi, a vedere che cosa succede. Per le attività di spettacolo o trattenimento alla presenza pari o inferiore a 200 persone, vediamo che occorre l'autorizzazione dell'articolo 80 del TUS, autorizzazione di agibilità. In questo caso, essendo trattandosi di locali con capienza inferiore alle 200 persone, che autorizzazione che viene rilasciata verificando
quello che ha presentato il tecnico abilitato come progetto nella sua relazione assiderata e poi nelle verifiche che ha fatto sulle attività, le attrezzature e gli impianti che vengono installati. Per lo svolgimento dello spettacolo occorre la scia se la manifestazione finisce entro le 24. Non ho scritto anche se sono presenti meno di 200 persone, perché stiamo già parlando di locali o luoghi comunque destinati a non più di 200 persone. E poi l'autorizzazione dell'articolo 80 del TUMS se la manifestazione finisce dopo le 24. La cosa che emerge prepotentemente dalla tabella A, poi lo vedremo, è la normativa acustica. Oggi non è pensabile non tener conto della normativa acustica quando si autorizzano spettacoli o trattenimenti pubblici. Normativa che è stata semplificata in modo importante per quello che riguarda le nostre attività ricreative, culturali, e proprio con questo comma 1 dell'articolo 4 del DPR 19 ottobre 2011. Questo DPR che cosa ci dice? Che le attività a bassa rigorosità sono quelle elencate nell'allegato B a questo decreto. Però, quando queste attività che vengono appunto indicate dal decreto utilizzano impianti di diffusione sonora o svolgono manifestazioni ed eventi, in questo caso deve essere stata predisposta un'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, fatta salva la facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione. Autocertificazione che però deve essere fatta con cognizione di causa. Io posso autocertificare che rispetto perché ho il televisore ma il volume è sempre spento, ma se ho bisogno di avere un'autocertificazione sulla base dei dati rispetto alle misurazioni effettuate sui ricettori più vicini, eccoci, io spero di essere tornata in rete. Forse ho toccato qualcosa di sbagliato, mi scuso. Ecco, dicevo la tabella A e la seconda parte però della slide, la vedete, ed è proprio, l'ho riscritta perché quella fotografata sulla Gazzetta Ufficiale nelle slide è molto brutta da vedere, ma è esattamente la stessa cosa, i contenuti sono questi, vedete come prepotentemente emerga la necessità di adempiere a quelli che sono gli atti e quindi il rilascio delle autorizzazioni previste in materia di impatto acustico. La tabella A prevede anche ancora che il SUAP trasmetta alla Commissione di vigilanza la documentazione e che all'istanza sia legata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo. Sempre il Ministero dell'Interno ci ha precisato che di fatto la trasmissione alla Commissione di vigilanza è ai fini delle verifiche previste dalla lettera E del 141 del regolamento del TUPS, quelle verifiche da fare periodicamente e normalmente ad attività già iniziata. E così come dobbiamo tener conto che questa relazione asseverata viene trasmessa al Comune dopo la conclusione degli allestimenti, quindi questa non potremo mai trovarla in una domanda di esame progetto, tanto più oggi in cui vedremo la necessità di adempiere a tutto quello che è previsto per la safety e la security, richiede di presentare le domande in tempi abbastanza lontani dal momento in cui si va a realizzare lo spettacolo o comunque la manifestazione.
L'altra cosa da ricordarci, perché veramente è un problema dal punto di vista dei costi, che il sia costituito da 2, da 20 o da 200 persone non cambia, la procedura è questa, quindi occorre comunque incaricare un tecnico che redige il progetto e poi effettua le verifiche relativamente alle installazioni che sono state portate in quel locale o in quell'area. E questo è un problema di costi, purtroppo. Quando abbiamo invece spettacoli o trattenimenti con una capienza superiore a 200 persone, sia che il pubblico sia in piedi, come nella foto che vedete, sia che il pubblico sia seduto, naturalmente rispettando poi quello che è il decreto 19 agosto 1996 nella organizzazione appunto delle sedie che vengono poste, ecco, in questo caso è prevista l'autorizzazione. È prevista l'autorizzazione dell'articolo 80 TULPS, un'autorizzazione, vedete qui non si cita l'articolo 68, il Ministero invece dice che l'articolo 68 è ancora pienamente vigente, quindi rilasceremo l'autorizzazione per l'articolo 80 e la licenza per l'articolo 68, salvo che siano presenti meno di 200 persone. Qui vediamo un primo scollamento tra l'articolo 80 e l'articolo 68 del TULPS, perché per l'attuazione dell'80 abbiamo sempre capienza, mentre invece per quello che riguarda l'articolo 68, le verifiche, soprattutto naturalmente successive da parte della Polizia Municipale, devono tener conto soltanto delle persone effettivamente presenti in quel locale. E non della capienza, almeno così è scritto nel testo normativo degli articoli 68 e 69. Quindi autorizzazione per l'80, se l'interessato ritiene di avere comunque la presenza di meno di 200 persone e andare oltre le 24, oggi può ricorrere anche alla SCIA, ma comunque l'autorizzazione dell'articolo 80 la deve chiedere. Spettacoli all'aperto con a 200 persone, quindi le ho sintetizzate in questo modo con quello che vi ho già detto: l'autorizzazione dell'80, l'autorizzazione del 68 o licenza del TUPS e la valutazione dell'impatto acustico. L'attività di intrattenimento e spettacolo in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività prevede il rilascio anche in questo caso dell'autorizzazione dell'articolo 80 e dell'articolo 68, con l'istanza che deve essere presentata al SUAP e in questo caso, così come nel caso degli impianti all'aperto, delle manifestazioni all'aperto superiore a 200 persone, il SUAP sottopone la procedura alla commissione di vigilanza. Anche in questo caso vedete la parte dell'impatto acustico quanto occupa della parte della tabella, trattandosi di locali, viene citata nella parte finale anche il DPR 151 del 2011, all'allegato 1, al punto 65, per quello che riguarda la procedura di prevenzione incendi. Andiamo a vedere però in particolare che cosa succede in questi locali aperti al pubblico, strutture destinate ad altre attività, quando le attività che vi vengono esercitate sono temporanee, quindi quando parliamo di locali soprattutto destinati ad altre attività, ma non solo. Innanzitutto, quando abbiamo locali che sono già stati autorizzati ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, perché sono auditori, teatri, cinema, hanno già un'autorizzazione dell'articolo 80 del TULPS, sia con capienza inferiore che superiore alle 200 persone. Quando vengono utilizzati per una manifestazione temporanea da parte di un'associazione senza scopo di lucro, una manifestazione per uno spettacolo, una manifestazione che non altera lo stato dei locali, ecco, in questo caso la sentenza numero 56 del 15 aprile 1970 ha previsto che l'associazione senza scopo di lucro non debba ottenere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 del TULPS, che per questa parte è stato dichiarato incostituzionale. Quindi oggi un'associazione che effettua uno spettacolo teatrale in un teatro, una proiezione in un cinema,
un concerto in un auditorium o in un teatro, dove questo comunque è possibile, ecco, in questo caso deve soltanto presentare alla questura la comunicazione prevista dall'articolo 18 del TULPS. E questa è una semplificazione enorme. Quando invece uno spettacolo teatrale o un concerto viene realizzato in uno di questi locali già autorizzati ai sensi dell'80 del TULPS da un soggetto diverso da quello che normalmente lo gestisce e che ha ottenuto l'articolo 68 per la gestione di questi locali, in questi casi l'organizzatore della manifestazione temporanea non ha bisogno dell'articolo 80 se non altera lo stato dei locali, ma comunque necessita di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 68. Se altera lo stato dei locali, perché ad esempio viene realizzato un concerto con americane o con attrezzature tali da andare veramente a creare una situazione completamente diversa da quella che era stata verificata per quel locale, allora necessita anche di una verifica ai sensi dell'articolo 80 del TULPS. Quindi vedete come a seconda della situazione, in realtà dobbiamo sempre tener conto di un ventaglio di possibilità. Quando la manifestazione temporanea, lo spettacolo, si svolge in strutture destinate ad altre attività, questo caso, il primo caso che vi faccio è con la capienza fino a 200 persone, o anche all'aperto, possono essere anche impianti all'aperto destinati ad altre attività con capienza sempre fino a 200 persone, cosa occorre? Occorre sempre l'autorizzazione articolo 80 di agibilità di locale o luogo di pubblico spettacolo e poi per lo svolgimento dello spettacolo l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 TULPS e la valutazione dell'impatto acustico. Queste autorizzazioni necessitano anche quando io svolgo attività di spettacolo o intrattenimento temporanea in strutture destinate ad altre attività che magari sono state autorizzate in base all'articolo 80 TULPS, ma per attività diversa. Per questo vi ho messo come esempio un palazzetto dello sport che normalmente è autorizzato per svolgere quello che io chiamo pubblico spettacolo sportivo, cioè gare, manifestazioni, esibizioni sportive con la presenza del pubblico nelle aree che sono state verificate ed autorizzate proprio per l'accoglimento prolungato del pubblico. Quando in questi locali, invece delle gare sportive, vengono effettuati concerti, altre iniziative, allora il locale, e questo anche all'aperto nel caso degli stadi, dopo gli stadi li conosciamo in modo abbastanza clamoroso perché spesso vi si svolgono concerti molto importanti, quando abbiamo impianti all'aperto destinati ad altre attività con una capienza superiore alle 200 persone, e con un pubblico che partecipa superiore alle 200 persone, abbiamo la necessità di rilasciare un'autorizzazione dell'articolo 80 TULPS per il pubblico spettacolo e l'autorizzazione dell'articolo 68 per lo svolgimento dello spettacolo, più naturalmente sempre la valutazione dell'impatto acustico. Attenzione, e questa è uno degli aspetti che è emerso da subito dalla lettura della tabella A. Nella tabella A il rilascio dell'autorizzazione dell'articolo 80 è sempre previsto, è sempre prevista la verifica sulla sicurezza dei luoghi e i locali di pubblico spettacolo, almeno per le voci 78, 79, 80 e anche 81, 82 per lo spettacolo viaggiante. In realtà abbiamo una voce dove non è prevista l'autorizzazione dell'articolo 80, una voce che è relativa agli spettacoli che si svolgono senza strutture o impianti, ma con emissioni sonore, proprio perché in questo caso la tabella si occupa solo di emissioni sonore. Vedete, il regime amministrativo ai fini dello spettacolo non è citato, non è prevista nessuna autorizzazione, così come non viene citato il TULPS. E questo sicuramente al 2016 era così. La normativa in quel momento doveva essere applicata in questo modo, perché si applicava l'articolo 1,2
lettera A del decreto 19 agosto 1996, che escludeva dall'applicazione della regola tecnica proprio i luoghi all'aperto quando veniva installato soltanto un palco e soltanto piccole attrezzature elettriche installate in un certo modo. Interessante da questo punto di vista una risoluzione ministeriale del 2003 che diceva proprio che le verifiche delle commissioni non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni all'aperto non recintate, e vi sottolineo non recintate, e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico, quindi senza la delimitazione dell'area destinata al pubblico e senza sedie, panche, insomma, comunque attrezzature perché il pubblico possa stazionare in quel luogo. In quel caso diceva, ricordati però che devi rispettare quello che prevede il titolo nono, e cioè l'idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici e poi l'approntamento di mezzi antincendio, quindi noi controllavamo che ci fossero estintori idonei al tipo di manifestazione. Quindi la tabella A alla voce 77 questo diceva che non c'era bisogno di nulla. Il Ministero nella circolare aveva detto: guarda, ricordati che invece gli articoli 68 e 69 ci sono sempre, e quindi noi avevamo detto: ok, allora ricordiamoci che comunque l'esercizio dell'attività è da autorizzare. E quindi alla fine del 2016 più o meno avevamo inquadrato così la materia con la tabella A che davvero aveva dato un effetto di trasparenza e chiarezza non indifferente a tutta questa materia. E, però qui interviene chiaramente Charlie Brown. Questa vignetta a me è piaciuta moltissimo perché in seguito all'entrata in vigore del decreto sicurezza prima e in seguito ai fatti di Torino sono state emanate la scorsa estate una serie di circolari che hanno cambiato completamente l'approccio a queste manifestazioni, l'approccio all'autorizzazione di queste manifestazioni. Poi nei dettagli lo vedrete nel prossimo webinar, come dicevo, col comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna che vi illustrerà questi aspetti, ma sicuramente anche con un carico di responsabilità completamente diverso rispetto a prima, in capo all'organizzatore e in capo al sindaco. Non che prima non ci fossero, perché comunque la materia è penale, la violazione dell'articolo 80 rimane penale, però, e lo era anche prima, però oggi l'attenzione è diversa, così come è diverso il tipo di problemi che possiamo avere. Se fino a, insomma, prima del terrorismo internazionale succedeva, scoppiava un petardo, il pubblico presente a una manifestazione si girava per vedere chi era, non voglio usare termini impropri, insomma, comunque la persona così poco intelligente da scoppiare un petardo durante un concerto. Oggi non avremmo più questo tipo di reazione. Oggi tutti penserebbero alla bomba. Oggi tutti fuggirebbero. Oggi si verificherebbe quella situazione di panico che abbiamo visto a Torino, che comporta veramente feriti e morti e quindi rischi molto alti per tutti quelli che partecipano alle manifestazioni. Per questo il capo della polizia prima e poi il capo dipartimento dei vigili del fuoco e alla fine il capo di gabinetto del ministro hanno fornito una serie di prescrizioni per lo svolgimento di queste pubbliche manifestazioni in sicurezza. E uno degli aspetti che sono emersi per primi, sia nelle circolari dei Vigili del Fuoco, sia in questa direttiva del 28 di luglio, nelle linee guida che sono state allegate per sperimentalmente, insomma, come prima modus operandi per applicare questa normativa, ecco, qui è emerso chiaramente che l'area della manifestazione deve sempre e comunque essere definita, delimitata. Al punto che se noi non andiamo a delimitare l'area della manifestazione, per cui consideriamo area della manifestazione dello spettacolo tutta la piazza, a quel punto dovremo fare delle verifiche sulla safety su tutta la piazza, compreso, ma poi torno a dire, qualcuno ne parlerà di più e meglio, compreso il fatto che un vaso di fiori non debba cadere dalla finestra sul pubblico che assiste allo spettacolo.
nelle case che prospettano con le loro facciate sulla piazza o sulla via dove si svolge la manifestazione. Questo per dirvi che a questo punto, se davvero noi dobbiamo sempre e comunque definire la capienza degli spazi, la voce 77 della tabella A non riusciamo più ad applicarla, perché comunque abbiamo recintato, delimitato l'area in cui il pubblico si trova. E quindi, poi va bene, vi ho messo anche un riferimento ai parametri di densità di affollamento che queste linee guida indicano tra 1 e 2, 2 persone a metro quadro, e questo è importante sia per il calcolo della capienza dell'area che per il calcolo dei varchi e quindi delle vie di fuga. Ma la cosa importante è proprio questa, che con l'entrata in vigore di queste linee guida, ma anche delle circolari, Gabrielli e poi le altre che sono seguite, non abbiamo più la possibilità di applicare la voce 77, perché comunque ci verrà sempre chiesto di delimitare l'area in cui si svolge lo spettacolo, o se non la delimito, di considerare comunque il limite di tutta la piazza e poi tener conto della capienza globale della piazza e di tutti i possibili pericoli che in quella piazza si trovano. Quindi, davvero, se non vengono cambiate le linee guida che ci hanno dato, oggi la voce 77 non è più applicabile. E ricordiamoci che uno dei punti cardine della circolare Gabrielli del 7 giugno è proprio questo: mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di safety. Quindi possiamo trovarci anche in una situazione d'ordine pubblico molto grave, ma non è possibile più oggi fare svolgere una manifestazione che non abbia garantito, almeno a livello progettuale e sul luogo, le misure di safety previste e ritenute comunque idonee dal tecnico nel caso di manifestazione sotto o fino a 200 persone e la commissione di vigilanza nel caso di una capienza superiore. E questo è molto importante perché prima di queste circolari, a livello di gestione della città è sempre stato percepito come più rischioso il problema di ordine pubblico rispetto allo svolgimento dello spettacolo con non tutte le carte in regola dal punto di vista della safety. Oggi l'ordine dei fattori si è rovesciato. Se non c'è la safety, adeguata safety, la manifestazione non si può svolgere. Naturalmente il problema vero oggi per noi è capire quando è adeguata la safety, perché e cosa si intende per pubbliche manifestazioni. Pubbliche manifestazioni, queste circolari ne parlano in modo molto ampio, addirittura quella del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco del 19 giugno ci parla di manifestazioni di qualunque natura e finalità. Quindi, sei sicuriti da attuare su tutto quello che viene fatto e che si manifesta a un pubblico. Diciamo che dopo il 28 di luglio abbiamo la tabella della classificazione del rischio che ci dà un'idea di quelle che almeno in una prima fase erano le manifestazioni che il Ministero dell'Interno riteneva comunque di ascrivere a questa normativa. Eventi religiosi, sportivi, di intrattenimento politico, sociale e concerto pop rock. Di questi, politico sociale conoscevamo per l'applicazione dell'articolo 18 ai comizi o anche comunque alle manifestazioni politiche, ai cosiddetti assembramenti. L'intrattenimento e il concerto rientrano nel pubblico spettacolo, le manifestazioni sportive intese come gare col pubblico che assiste rientravano nelle nostre verifiche e poi nelle autorizzazioni che davamo, e gli eventi religiosi erano più nell'ambito dell'articolo 25 del TULPS, quindi sfilate, processioni religiose, eccetera. Quindi anche da questo punto di vista sarebbe importante riuscire ad avere delucidazioni su come e fino a che punto poi le misure previste nell'allegato alla direttiva del 28 luglio
debbano essere applicate alle manifestazioni religiose o sportive che diciamo ci lasciano un po' più perplessi, ma soprattutto sono veramente di difficile valutazione perché alle volte interessano aree veramente molto molto ampie dove non c'è il pubblico, ma dove comunque il pubblico che partecipa alla manifestazione può essere molto numeroso. Faccio un esempio, ma poi qui rilancio il problema al relatore che seguirà, ad esempio manifestazioni non competitive, podistiche o ciclistiche che si svolgono su chilometri e chilometri, ai quali il pubblico magari assiste alla partenza e all'arrivo, ma poi il percorso come deve essere messo in sicurezza? E questa è una delle domande che ci facciamo da quando sono entrate in vigore queste norme e cerchiamo insieme alle commissioni di vigilanza di attuare nel modo migliore possibile. Quali procedure? Le procedure, ci dice la direttiva del 28 di luglio, sono quelle le 18 TULPS per tutto quello che non può essere ascritto strettamente al pubblico spettacolo, mentre invece sono quelle del pubblico spettacolo del TULPS che abbiamo visto per quello che è pubblico spettacolo anche sportivo. La cosa interessante, se andiamo a vedere l'articolo 18 del TULPS, è che l'articolo 18 parlava solo di riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, non parlava di manifestazioni, quindi di fatto con queste circolari si è ampliata la portata dell'articolo 18 in un'ottica nuova, che è quella poi dell'esame di tutta la progettazione e la realizzazione di questa manifestazione, ma soprattutto la progettazione da parte del Comitato d'Ordine Pubblico, che è quindi il soggetto preposto alla verifica finale di tutte queste manifestazioni. Quindi si reputa opportuno, vedete, dice questa nota, che alle sedute del comitato siano quindi invitati a partecipare il sindaco, il comandante della Polizia Municipale del comune in cui questi eventi vengono organizzati. Mentre invece per le manifestazioni di pubblico spettacolo, dicono le circolari, le procedure le abbiamo già, sono quelle del TULPS, sono le licenze, le autorizzazioni da rilasciare, sono i pareri delle commissioni di vigilanza. Sono le relazioni del tecnico abilitato fino a 200 persone, se ovviamente il comune non ritiene di chiedere comunque un parere consultivo alla commissione di vigilanza, qualora abbia perplessità o necessità di chiarimenti su quello che il tecnico ha presentato. La circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 19 di giugno ci ricorda che comunque il riferimento a cui dobbiamo pensare è comunque ai parametri numerici, quindi a quanta gente partecipa e assiste a quell'evento, alle modalità con cui organizzo quel pubblico in quell'area e quindi alle vie di esodo che vado a prevedere per quell'area per poter contenere quel pubblico o viceversa, in base alle vie di esodo che ho, qual è il pubblico che posso ammettere, perché spesso nei nostri centri storici il problema che abbiamo non è la dimensione della piazza, ma è quante vie e di che ampiezza sono appunto le vie che portano e che soprattutto consentono il deflusso da quella piazza. Quindi il rapporto capienza e vie di esodo deve sempre essere valutato insieme l'una in funzione dell'altro. L'altra grande novità di tutte queste circolari è il fatto che quindi ci debba essere oggi un piano di emergenza, oltre al progetto della manifestazione. Un piano di emergenza che va a illustrare tutti gli accorgimenti e tutto quello che viene previsto per la safety e la security di quella manifestazione. La tempistica. I vigili del fuoco dicono: guardate, vista la complessità di tutta questa procedura, secondo noi sarebbe opportuno, tenete presente che questa circolare del 20 luglio è una circolare interna, non si è poi trasformata in circolare prefettizia, però loro suggerivano almeno un anticipo della presentazione della documentazione di 20 giorni. In realtà, secondo me, il tempo, almeno per il 2018, quando andiamo a esaminare per la prima volta in quest'ottica le manifestazioni che si svolgono nel nostro territorio, le manifestazioni temporanee, sono almeno 30 giorni prima per quelle al di sotto delle 200 persone,
e almeno 60 giorni prima per quelle sopra dalle 200 persone che devono andare in commissione di vigilanza, salvo che la commissione comunale non le abbia già verificate nel corso del 2017, anche da questo punto di vista, e allora si possa avvantaggiarsi del lavoro svolto lo scorso anno. Un'altra novità importante è l'impiego degli steward. Le circolari prevedono proprio gli steward, li prevedono citando questo termine, steward, ma se noi andiamo a vedere la normativa degli steward, è questo decreto dell'8 agosto 2007, poi modificato, che li prevede negli impianti sportivi, con una procedura strettamente legata alle società sportive e al loro utilizzo negli impianti sportivi. E soggetti che poi le società sportive chiedono alla questura di iscrivere in un apposito elenco. Naturalmente la questura farà il controllo dei requisiti morali, eccetera, ma il discorso è che non è arrivata nessuna nota operativa su come oggi possiamo avere degli steward per queste manifestazioni. Società non sportive possono far fare i corsi da steward ai loro associati e poi chiedere alla questura di inserirli nell'elenco appositamente predisposto. Anche, lo possono fare anche se non sono società sportive. Ecco, su questo non abbiamo avuto ancora chiarimenti. Gli steward non possono portare armi, hanno in dotazione una casacca di colore giallo con un codice che li identifica e hanno una rice trasmittente, perché il ruolo dello steward è quello di vigilare, individuare i problemi e cambiare e chiamare aiuto. Quindi lo steward non è il buttafuori. Lo steward è un soggetto formato per capire se ci sono dei problemi e chiamare aiuto. Il buttafuori è un'altra cosa, è una figura che era stata pensata proprio per i luoghi, i locali dove si fanno spettacoli. Tant'è che questa circolare del 17 novembre del 2010 diceva proprio tutte le volte che anche in un luogo all'aperto abbiamo concerto o altre manifestazioni, i buttafuori ci devono sempre essere. In seguito a questo parere, l'anno successivo, insomma dopo pochi mesi, lo vedete, è stata adottata questa modifica al decreto 6 ottobre 2009, andando ad escludere dalla necessità di dotarsi di buttafuori sia gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto che quelli che vengono realizzati all'interno di fiere sacre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumità, e noi in questi anni abbiamo sempre considerato servizio a tutela della pubblica incolumità comunque la presenza delle forze dell'ordine, che normalmente ci sono alle nostre manifestazioni, o la presenza in alcuni casi di servizi di vigilanza e guardie giurate. Ecco, le guardie giurate, naturalmente, queste sono armate e hanno quindi una normativa molto più stringente, molto più delineata dal TULPS, dagli articoli 133 a 141 e poi nel regolamento. Possiamo sempre dotarci di guardie giurate, ovviamente l'impatto della guardia giurata e il ruolo della guardia giurata è diverso rispetto allo steward proprio e anche per il fatto di essere armata. L'altro problema che noi abbiamo oggi nell'autorizzare le manifestazioni, ed è qui poi che si arriva al di là delle interpretazioni che possiamo dare sulle voci della tabella A, è proprio come calibrare le misure di sicurezza, perché purtroppo le circolari sono abbastanza generiche, parlano di individuare le vulnerabilità, parlano di un approccio flessibile. Le linee guida che abbiamo alla fine cosa hanno dato ai comuni per gestire questo? La possibilità di ricondurre le manifestazioni a una valutazione di criticità che viene fatta attraverso un'analisi del contesto di rischio, cioè una valutazione dei rischi attraverso le linee guida che aveva adottato la Prefettura di Roma. Linee guida molto utili che quando sono uscite veramente e finalmente ci hanno dato un po' un'idea di quello che dovevamo fare, ma che presentano oggi un problema reale e vero, ed è che una manifestazione di 200 persone realizzata a Roma ha una criticità sicuramente diversa da una manifestazione di 200 persone che viene organizzata e realizzata in una frazione del mio comune. Questo non vuol dire
che io non debba tener conto del panico, che non debba tener conto di qualsiasi cosa, voglio dire, sisma compreso. Però sicuramente alcuni parametri inseriti in queste linee guida sono veramente, veramente molto alti, come ad esempio il numero degli addetti antincendio per il rischio antincendio altro che viene previsto genericamente per tutte le manifestazioni senza distinguere tra quelle che necessitano effettivamente di una professionalità in questo campo e quelle che pensiamo una manifestazione podistica non competitiva di 20 km non si capisce bene in campagna, perché il centro di Roma ovviamente è diverso, che cosa ci sia da spegnere, ma sempre su questo lancio l'assist al relatore della prossima volta. Nel programma, per concludere, avevamo inserito spettacoli e trattenimenti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, perché questo è un terreno veramente molto particolare. Perché? Perché dobbiamo tener conto che il Ministero dell'Interno, con una serie di circolari che da ultimo fanno riferimento a questa del 2014, ma ne abbiamo altre prima nel 96, nel 97, ancora nel 2013. Le frasi sono sempre le stesse che vengono riproposte e il Ministero ci dice che ritiene soggetto a regime autorizzatorio, ma non solo dell'80, anche del 68, del 69, quelli che sono locali che hanno caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, anche se in quel locale si fa somministrazione, quindi ad esempio un disco pub, eccetera. Ma dice: all'interno di esercizi pubblici di ristorazione devono ritenersi soggetti a regime autorizzatorio esercizi di ristorazione o somministrazione normale, quindi ristoranti e bar. Dobbiamo pensare che siano soggetti al 68, 69, all'80 soltanto gli spettacoli che hanno queste caratteristiche che prevedono l'allestimento ai fini dello spettacolo di apposite sale, allestimenti scenici, richiamo di un pubblico più ampio di quello a cui si svolge normalmente la ristorazione, il pagamento di un biglietto, eccetera. Il richiamo del pubblico più ampio è perché io ho chiamato un artista che fa sì che io vada in quel luogo a prendere l'aperitivo o a cenare, non per andare a prendere l'aperitivo o a cenare, ma perché voglio sentire quell'artista, non una situazione di musica di sottofondo che posso trovare in questo o in quel locale. Così come il Ministero dell'Interno dice: guarda, queste licenze e autorizzazioni ci vogliono tutte le volte in cui questo spettacolo si svolge in modo ricorrente. E qui avevamo il problema di capire come andare a individuare questo concetto di ricorrenza che peraltro non compare in nessuna normativa. L'esempio che viene fatto è quello dei fine settimana. Molti comuni per questo hanno fatto riferimento alla normativa regionale relativa alla normativa acustica e al numero di eventi che possono ottenere deroghe in materia acustica. Ma alla fine è il comune al momento che deve definire i parametri per stabilire quando è che questa cadenza diventa ricorrente. Vanno invece considerati esenti, dice il Ministero, e questo è veramente importante. Vanno considerati esempi quegli spettacoli o trattenimenti organizzati in pubblici esercizi occasionalmente, assolutamente occasionalmente, e in specifiche ricorrenze. Questa è stata una new entry, quella delle specifiche ricorrenze, perché da un certo momento in poi si è proprio detto: guarda, ad esempio, la festa dell'ultimo dell'anno, quando io non vado comunque ad allestire, ancorché parzialmente, il locale ai fini del pubblico spettacolo, quindi il ristorante mi rimane ristorante, non sposto tavoli, non metto palchi, il bar rimane bar così com'è il giorno dopo quando lo spettacolo non si fa. Ecco, in queste ricorrenze specifiche, quindi possiamo dire la festa dell'ultimo dell'anno, la festa dell'8 marzo, la festa della fine dell'anno scolastico, insomma feste che possono riguardare tutti i locali, in questi casi, se non vado ad apprestare elementi che trasformino il locale in locale di pubblico spettacolo, il pubblico esercizio non deve dotarsi delle autorizzazioni del 68, del 69 e dell'80. E da questo punto di vista, la Regione Emilia-Romagna ha introdotto un'ulteriore semplificazione che oggi
È da leggere alla luce di tutte queste modifiche intervenute dopo il 2003 in questo modo. Se vengono installati televisivi o sonori, questi apparecchi devono essere installati in modo da non realizzare all'interno del bar un auditorium o un piccolo cinema. Così come nel caso vengano effettuati piccoli trattenimenti musicali senza ballo, quindi se ho il ballo sempre ci vorrà l'autorizzazione dell'articolo 68 e dell'articolo 80, ma quando non c'è il ballo, se non vengono installati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento, se non si fa pagare il biglietto d'ingresso, se non c'è un aumento nei costi delle consumazioni, sono rispettate le norme di sicurezza antincendio e soprattutto se la capienza del locale in cui, di somministrazione dove si trova il pubblico, la capienza non è superiore a 100 persone, capienza che noi calcoliamo in base alla superficie di somministrazione del locale. Ecco, in questo caso lo spettacolo si può svolgere senza una specifica autorizzazione, in quanto l'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività di somministrazione abilita anche all'effettuazione di questi piccoli trattenimenti musicali senza ballo. Io qui avrei concluso la mia trattazione, se sono andato un po' veloce su certi aspetti, mi scuso, ma cercavo di stare nei tempi, quindi adesso provo a vedere, le domande che sono state presentate e, ci sentiamo. Allora, è stata precisissima nei tempi, le ho inviato anche le domande via mail, così vediamo di facilitare. Allora, intanto che diamo il tempo alla dottoressa Miranda Corradi di leggere le domande che sono presenti nella chat e che appunto sono state inviate via mail, volevo darvi alcune indicazioni. Sono arrivate alcune mail che già mi chiedevano del prossimo appuntamento. Ora la pagina sarà pubblicata a breve e il prossimo appuntamento sarà poi pubblicizzato. Comunque, come abbiamo visto anche nelle slide precedenti, ci sarà il 5 aprile e appena sarà pubblicata la pagina potrete tranquillamente iscrivermi come avete fatto per il webinar di oggi. Nella pagina del webinar di oggi dedicata a questo avvenimento, potete tranquillamente a breve trovare le slide della dottoressa Miranda, le slide di introduzione a quale appunto ho contestualizzato il webinar, in cui potete trovare alcuni spunti e, ripeto, anche l'indirizzo della rete Italia Semplice, e verrà poi pubblicata lì la registrazione di questo evento. Dunque, anche per tutti coloro che non hanno potuto poi alla fine partecipare, anche se siamo veramente tanti, siamo più di 300 in aula in questo momento, tranquillamente potete rivedere tutta la registrazione e potrete scaricarvi le slide in formato PDF. Io rimango sempre qui a disposizione, ricordo nuovamente a tutti che per quanto riguarda l'attestazione dell'iscrizione, l'attestato potrà essere scaricato dalla vostra pagina di eventi e verrà dato a tutti coloro che sono rimasti nell'aula virtuale con noi, che hanno seguito il webinar per il più del 20% del tempo. Non appena la dottoressa Miranda Corradi può prendere la parola tranquillamente e io richiudo il mio microfono e il mio webinar. Ricordo ancora a tutti un'ultima cosa, che alle domande a quale non si farà in tempo a rispondere per questioni appunto di tempo, visto che mancano circa una ventina di minuti, e non vi preoccupate, troverete poi le risposte Riprendo la nei prossimi parola. giorni, Io probabilmente molto poco cerco fa. di dare risposte, penso anche in alcuni casi di avere già detto. Nel caso Liana Garlasco, atterrata paracadutisti in piazza in centro storico, è di competenza della commissione di vigilanza. Bisogna vedere se questo atterraggio si inserisce in un evento, in una manifestazione più ampia, ma l'atterraggio di per sé io lo invierei al comitato d'ordine pubblico e alla questura per le valutazioni ai sensi dell'articolo 18 del TULCS. Poi
torno a dire, bisogna capire come viene organizzato, com'è l'area destinata al pubblico che assiste, quindi c'è una serie di eventi, cioè di elementi da valutare, però lo farei valutare al Comitato d'ordine pubblico e comunque alla prefettura, se sottoporlo al Comitato d'ordine pubblico o alla commissione di vigilanza. L'altra alternativa è chiedere comunque a loro, perché di fronte a manifestazioni molto particolari il mio consiglio è sempre quello di chiedere un parere alla commissione di vigilanza. Per le piccole manifestazioni organizzate da associazioni e parrocchie nelle piazze pubbliche, qual è la corretta procedura? La corretta procedura è che loro facciano domanda, tra l'altro anche quella del suolo pubblico, perché devono ottenere la concessione di suolo pubblico. Mi allaccio alla domanda successiva che dice: queste procedure devono, gli interessati devono presentare istanza al SUAP? Sì. Poi bisogna capire come ci si è organizzati, perché sicuramente l'articolo 25 del decreto legislativo 59 del 2010, 25 seguenti, che parlano del SUAP, il DPR 160, si vede chiaramente che sono relativi ad attività di imprese. Il SUAP è pensato per l'impresa, però dal punto di vista organizzativo, se il comune ritiene di far entrare e di gestire queste attraverso il SUAP, anche quelle delle associazioni senza scopo di lucro, bene, stanno per il SUAP. Qui io penso che sia il SUAP a doversi organizzare e vedere se è più funzionale la gestione a parte di tutto quello che è volontariato, oppure è più funzionale, ma proprio nell'ottica della gestione dell'amministrazione, della manifestazione, del controllo della manifestazione e tutto, insomma, delle procedure. Se è più funzionale gestirle attraverso il SUAP. Come si determina la capienza di una piazza aperta? Tu ve l'ho detto, si fa il calcolo. Se va a delimitare l'area destinata al pubblico, la piazza è destinata al pubblico, quindi si va da un minimo di 1,2 a un massimo di 2 persone a metro quadro e quello è il calcolo. Ma il calcolo niente, perché poi devo tener conto di com'è l'ampiezza delle vie che portano in quella piazza per vedere in realtà le vie di fuga quanto sono e quindi a quel punto attribuire alla piazza la capienza in relazione alle vie di fuga. Ma poi di queste cose vi chiedo di parlarne di più con il comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna, perché questo è veramente il suo pane quotidiano e quindi riuscirà a darvi sicuramente molti più elementi. Per una manifestazione con capienza fino a 200 persone è comunque necessario il rilascio di una licenza articolo 80 sulla scorta dell'asseverazione del tecnico o l'asseverazione del tecnico sostituisce l'autorizzazione dell'articolo 80. Nel TULPS c'è scritto che il sindaco verifica. La tabella A ci parla sempre di autorizzazione dove indica le procedure e a parte dove viene citata la legge, articolo 80. Secondo me la tabella A ci dice che l'autorizzazione ci vuole sempre, salvo il caso della voce 77 che però ci è stata completamente vanificata dalle circolari che sono uscite in materia di safety e security. Quindi il tecnico non può oggi, in presenza della tabella A, secondo me, di fatto autorizzare con la asseverazione lo svolgimento della manifestazione. Ci vuole qualcuno che valuti che quel progetto, quel piano della sicurezza, quelle strutture siano state installate rispettando le norme vigenti. Purtroppo i comuni hanno in carico questa responsabilità. Naturalmente il lavoro dei tecnici abilitati, professionalmente qualificato, e penso che si qualificherà sempre di più nel tempo, però non viene dato per scontato il fatto che un tecnico possa di fatto consentire lo svolgimento di una pubblica amministrazione senza che il sindaco controlli che siano state effettivamente messe in campo adeguate misure di safety o security. E questo è il compito del sindaco, naturalmente. Sono i tecnici del comune che lo fanno, però c'è questa responsabilità proprio connessa al ruolo del sindaco in questo nuovo concetto di sicurezza integrata. Poi la dichiarazione di agibilità ai sensi dell'articolo 80 deve essere tradotta in un'apposita
del funzionario dirigente competente per materia o è sufficiente considerare tale il parere della commissione? Sempre secondo il dettato della tabella A, il parere della commissione non è sufficiente. La tabella A, vedete, prevede sempre il rilascio dell'autorizzazione, di questa che è un'autorizzazione ricognitiva, ribadisco, non è una licenza del TUPS. Quindi, se ci atteniamo alla tabella A, l'autorizzazione deve essere rilasciata. La procedura di agibilità, ai sensi dell'articolo 80, relativa a impianti sportivi comunali, deve transitare dal SUAP o tali impianti dovrebbero di per sé possedere tale agibilità nel momento in cui si danno in gestione a privati e dunque non passare dal SUAP? Allora, noi dobbiamo tener conto che il SUAP è stato pensato per autorizzare e facilitare il cittadino, l'utente. Quindi un impianto comunale deve seguire la procedura all'interno del comune. Quando l'impianto avrà finito il suo iter, quando il tecnico avrà presentato tutta la documentazione, quando avrà l'agibilità edilizia e la valutazione sismica, insomma tutto quello che deve avere, a quel punto l'impianto potrà essere dato in gestione e dopo la sottoscrizione della convenzione. Oppure, dopo dipende da come ci si organizzi, certi impianti vengono dati anche sera per sera. Il soggetto che utilizza quell'impianto dovrà chiedere l'autorizzazione dell'articolo 68 del TUPS. Ma e se l'impianto viene gestito da associazioni, come abbiamo già detto, senza scopo di lucro, queste in realtà avranno bisogno soltanto di comunicare alla questura la presenza della manifestazione ai sensi dell'articolo 18. Quindi, secondo me, non ha senso che un dirigente chieda al SUAP di attivare la procedura dell'articolo 80 del TULPS. L'ufficio tecnico che cura l'impianto può direttamente, anche questo dipende dall'organizzazione del comune. Quindi, se ci si è organizzati perché comunque tutto confluisca al SUAP, che lo trasmette perché è più funzionale, è più semplice, è più efficace, usiamo questo sistema. Se è più funzionale, più semplice, più efficace far gestire tutto l'ufficio tecnico, facciamo gestire anche tutto l'ufficio tecnico, sapendo comunque che dove finisce la procedura dell'ufficio tecnico, inizia la procedura del SUAP per quelle che sono tutte le autorizzazioni da rilasciare per l'utilizzo di quel locale. Se la manifestazione viene organizzata direttamente dal comune, qual è la procedura corretta da adottare? È che il dirigente che organizza la manifestazione chiede al dirigente che deve autorizzare la manifestazione di poterla esercitare. Naturalmente non rilasceremo autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico perché autorizzarci a usare il suolo della collettività è una cosa un po' ridicola, ma per quello che riguarda le licenze del TULPS, queste ci devono essere proprio perché vanno a sancire il fatto che le verifiche sono state effettuate. La procedura sui generis di scia condizionata per spettacoli o intrattenimenti di modesta portata, ecco qui ringrazio Giuseppe Campana che mi ha ricordato, effettivamente non l'ho citato, che anche se la tabella A non ne parla, di fatto nel momento in cui accettiamo l'interpretazione del Ministero e prevediamo la scia per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti, in realtà non con capienza, ma con presenza di meno di 200 persone e che finiscono entro le 24, di fatto attiviamo una procedura di scia condizionata perché c'è la domanda per l'articolo 80 e la scia per lo svolgimento dello spettacolo. Ecco, qui si dice che questa procedura prevede la convocazione di conferenza dei servizi. Allora, la conferenza dei servizi è da attivare per poter autorizzare un locale in modo permanente, mentre la conferenza dei servizi per una manifestazione temporanea, al momento la vedo un po' difficile da organizzare, proprio perché le manifestazioni temporanee non sono fino adesso mai state gestite in questo modo. Questo non toglie che il comune possa organizzarsi in questo senso, però deve poi avere tutti i soggetti interessati che
accettano di gestire questa procedura, parlo delle temporanee, attraverso la conferenza dei servizi. Per le temporanee mi sembra una complicazione, se posso dire, perché effettivamente arrivati a quella data o la procedura si è svolta in modo corretto, le verifiche sono state fatte sul progetto, le verifiche sono state fatte sulle installazioni, è stato previsto tutto quello che doveva essere previsto, è stato rilasciato il suolo pubblico, nel caso del suolo pubblico che è stato interdetto al traffico con tutte le ordinanze per la rimozione forzata dei veicoli ancora in sosta. Insomma, in questo contesto non c'è bisogno di conferenza dei servizi perché comunque rilasci l'autorizzazione prima o contestualmente all'inizio della manifestazione. Se non gliela rilasci, la manifestazione non si fa. Quindi vedo invece molto più utile, ecco, la conferenza dei servizi per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento e l'utilizzo di locali, tenendo conto però che la commissione di vigilanza ha un ruolo consultivo che è un po' parallelo alla conferenza dei servizi, almeno diciamo che spesso le commissioni di vigilanza lo intendono in questo modo. Personalmente ritengo che anche la commissione di vigilanza debba rientrare in una conferenza dei servizi, ma è una materia molto delicata e poi abbiamo tutte le richieste che la commissione di vigilanza può fare di integrazione documentale, eccetera. Quindi per me conferenza dei servizi sì per la gestione dell'apertura di un locale in modo permanente, conferenza dei servizi normalmente no per una manifestazione temporanea, però lo scenario è talmente vario e talmente nuovo che tutti i contributi sono interessanti, soprattutto dal punto di vista organizzativo. L'invio alla commissione di vigilanza è sempre obbligatorio, è obbligatorio sopra alle 200 persone. Fino a 200 persone è sicuramente opportuno se la manifestazione si protrae nel tempo. Se dura 15 giorni, un mese, è opportuno perché in questi casi la commissione può attivare i controlli della lettera E. È opportuno in generale l'invio della documentazione per consentire alla commissione di vigilanza di valutare la documentazione inviata e soprattutto è opportuno inviare comunque tutta la documentazione alla questura proprio perché possa fare una valutazione delle misure di security che vengono adottate. Quindi l'invio alla commissione, anche se non obbligatorio, ritengo che sia comunque sempre opportuno. Sino ad oggi noi per le manifestazioni sino a 200 persone chiedevamo solo scia con asseverazione del tecnico. Lo so, era la voce 77. Oggi questo non è più possibile. Oggi ci vuole anche l'autorizzazione dell'articolo 80. Si può presentare una scia, capite? Ma questo non evita che il comune debba rilasciare un'autorizzazione, almeno secondo quello che dice la tabella. Poi, se volete, io mi attengo strettamente a quello che dice la tabella, ma in una materia che è penale, io non mi sento di consigliare, di dare dei consigli dai termini molto evanescenti quando abbiamo scritto nero su bianco autorizzazione articolo 80. Bene. Poi ancora, la commissione comunale non è un organo permanente, ma che si riunisce a richiesta. A chi si invia il materiale? La commissione dovrebbe dotarsi di un suo regolamento di funzionamento. Il segretario deve inviare il materiale a tutti i componenti della commissione, fissando poi la data per il loro esame, cosa che fa anche, ad esempio, la commissione provinciale per le procedure di sua competenza. Quindi così si fa. Per gli adempimenti della voce 78, per chi non ha la commissione in maniera permanente, si può inviare alla commissione provinciale, certamente. Certamente la commissione provinciale ha comunque il ruolo di surrogare la commissione comunale quando questa non è costituita o quando questa non può funzionare. In casi di emergenza, la commissione comunale non riesce a riunirsi perché magari ci sono dei problemi. Io ricordo quando capitò il terremoto in centro Italia che
i vigili del fuoco non riuscivano a partecipare alle commissioni comunali perché erano tutti in centro Italia, quindi si riusciva a garantire soltanto il funzionamento delle commissioni provinciali, almeno io parlo nelle realtà qui, che conosco. Quindi in questi casi è ovvio che si ricorre alla commissione provinciale. Poi penso che oggi, alla luce della safety e della security, sicuramente le stesse commissioni avranno più attenzione anche a garantire la presenza dei loro componenti per garantire l'esame e lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni. Come si calcola il numero delle persone in un luogo all'aperto non delimitato, ad esempio una piazza? Questo ho già risposto. Come ci si deve comportare in caso di scia presentata poche ore prima della manifestazione, quindi impossibile per gli uffici poter istruire la pratica? Allora, se è un luogo pubblico, questa scia non può essere presentata poche ore prima perché noi gli abbiamo dato il suolo pubblico. Se è un'area privata, questo è uno spettacolo che si svolge senza l'autorizzazione dell'articolo 80. Quindi per me è uno spettacolo abusivo. La scia per lo svolgimento non ci può essere se non c'è anche l'autorizzazione dell'articolo 80, almeno così c'è scritto nella tabella A. Come funziona l'articolo 80 per gli spettacoli in piazze pubbliche? Spero di avervelo detto. L'articolo 17 della Costituzione esclude l'obbligo di preavviso, articolo 18 TUIP, al questore per manifestazioni in luogo aperto al pubblico. L'obbligo è solo per i luoghi pubblici. È vero, però è anche vero che lì c'è scritto riunioni e che adesso ci hanno detto che valgono anche per le manifestazioni. Quindi questa è una cosa che io verificherei proprio con il vostro Comitato d'Ordine Pubblico e la vostra Questura, perché poi tutta una serie di aspetti molto particolari, per questi abbiamo le risposte soltanto nel momento in cui, e io personalmente al momento non sono a conoscenza di pareri della prefettura, questura, del comitato d'ordine pubblico che dicono no, non ci occupiamo di questa manifestazione, quindi questo preavviso e articolo 18 non lo dovevi fare perché è in un luogo aperto al pubblico, tanto più se è una manifestazione temporanea. Un'esibizione musicale fatta in una piazzetta senza strutture in occasione di un mercato necessita di autorizzazione articoli 80 e 68 e non si figura come pubblico spettacolo? Oggi sì. Prima no, ma oggi sì. Fino al 7 giugno del 2017 era la classica voce 77, oggi non è più così. Sempre per chi deve fare safety, un genitore o un incaricato, qualcuno a loro spese? Oddio, non riesco a capire cosa c'è scritto in questa domanda. La presenta dopo, a questa mi riservo di rispondere meglio perché non ho capito la domanda. La presentazione di un libro in un teatro comunale è considerata manifestazione ai fini della safety? È una bella domanda. Il problema è che con questo concetto di manifestazione in senso lato, qualsiasi evento che attira il pubblico necessita di safety e security. Questo è anche se non è spettacolo, anche se non è 80 e non è 68 del TUMS. Poi c'è il pubblico che assiste, il personaggio che viene a parlare del libro alla fine ha è un personaggio molto conosciuto, per cui alla fine questo si può considerare spettacolo. Allora prudenzialmente diamo anche il 68 e l'80, però tra l'altro teatro comunale. Io penso che l'agibilità dell'80 c'è già, basta rispettare le capienze. Non credo che per la presentazione di un libro si debbano andare a installare americane o altro. Se questa presentazione del libro viene fatta a scopo di lucro, se il teatro è sotto le 200 persone, presenteranno solo una scia, perché l'80 c'è già per il teatro. E se invece ha una capienza sopra le 200 persone, chiederanno l'autorizzazione dell'articolo 80 se questa manifestazione ha carattere di spettacolo, altrimenti soltanto il 18 del TUIRPS. Soltanto il 18 del TUIRPS. Per la safety, vediamo un attimo le caratteristiche del teatro, perché per quello che riguarda le vie di fuga, su quella capienza sono già state calcolate. Per quello che riguarda tutta una serie di accorgimenti
sono già stati calcolati. Comunque, davvero, questa domanda fatela al prossimo relatore perché vi darà degli spunti interessanti. Per quello che mi riguarda, dentro a locali che sono già stati valutati e che hanno già la licenza dell'articolo 80, se faccio una manifestazione che non mi altera le caratteristiche del locale, il locale ha già la safety per quella manifestazione. Poi valutiamo, ecco, se com'è, perché per carità bisogna sempre contestualizzare tutto, ma diciamo che al 99% la safety c'è già, dobbiamo valutare eventualmente per la security quali sono le forze dell'ordine che tutelano queste persone che sono all'interno del locale. Mi può per cortesia confermare se i mercati settimanali e le fiere commerciali sono dunque fuori dall'applicazione delle norme di safety? Allora, sicuramente per i mercati e le fiere commerciali la safety è quella, come diceva in un'altra occasione il comandante dei Vigili del Fuoco di Verona, è quella della nota del 12 marzo del 2014, quella che viene conosciuta come la nota per le bombole GPL, ma leggetela, dice molto di più del GPL, parla della sicurezza degli impianti elettrici, parla di un piano di sicurezza del mercato. Quindi sicuramente questo è l'ABC. Poi, di fronte a manifestazioni di un certo tipo, si può ragionare anche su tutta una serie di accorgimenti di safety che possono essere applicati ai mercati. Io mi fermerei qua, visti i tempi, e poi alle altre domande risponderemo. Grazie, grazie mille dottoressa Corradi, grazie a tutti voi. Ho preso tutte le vostre domande, dunque anche quelle che sono arrivate in questi momenti, dunque non vi preoccupate e le girerò alla dottoressa Corradi. Auguro a tutta voi una felice Pasqua, alle vostre famiglie, per qualsiasi cosa siamo sempre qui a disposizione. E, grazie ancora a tutti e buon proseguimento.